Ed eccoci alle partite per la salvezza. Cominciamo dal San Paolo, Napoli-Crotone, Carlo Verna. Passerella azzurra davanti a 50.000 spettatori, la Napoli ha giochi fatti nel bene, c'è festa per questo e un po' anche nel male per l'obiettivo grosso non centrato, e tra gli arbitri della retrocessione i partenopei altro non hanno da chiedere. Alla Serie A, oltre al secondo posto e al record di punti, il terzo consecutivo con Sarri al timone, già in cassaforte il tecnico partenopeo manda in campo Reina tra i pali, poi Isai, Albiol, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo Allan, Jorginho e Zielinski, in attacco Kayekon, Milik ed Insigne. I rossoblu calabresi e la salvezza, varie le classifiche avulse possibili, Crotone penalizzato in quasi tutte le combinazioni in caso di arrivo a pari punti, per cui la squadra di Zenga deve provare a vincere e sperare nelle avversarie delle rivali con l'orecchio alla radiolina. Zenga sceglie di mettere tra i pali, che non gli portarono fortuna durante i mondiali di Italia 90, Cordaz, poi in difesa Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella, Rodien, Mandragora e Barberis a centrocampo, Trotta, Simi e Nalini in attacco. L'arbitro è Banti di Livorno. A te Corsini. L'Atalanta sarebbe il gol del Napoli. Napoli in vantaggio con colpo di testa di Milik al 23esimo. Napoli 1, Crotone 0. A te la linea. D'accordo Verna. 25esimo anche al San Paolo, dunque col Napoli in vantaggio, due calci d'angolo consecutivi nella reazione del Crotone, che adesso è nella metà campo della formazione partenopea, che col suo gol realizzato da Milik di testa, pallone pennellato gli dà Insigne, sta spingendo i calabresi verso la Serie B, ma naturalmente la partita si è sbloccata alla prima vera occasione da rete dopo l'incertezza di Cordaz su un cross di Mario Rui, dopo un tiro a giro di Insigne terminato sullo fondo, ma è un match complessivamente equilibrato e dunque tutto ancora da giocare, mentre stiamo entrando nel 26esimo minuto con un calcio di punizione a favore del Napoli nella propria metà campo. Formazione partenopea in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Milik di testa al 23esimo. Graziani a Ferrara, a te la linea. Grazie Verna. A Napoli siamo al 30esimo, 1-0 per la formazione partenopea nei confronti del Crotone. Napoli vicino al raddoppio soprattutto per la posizione dalla quale è stato calciato il pallone, la conclusione di Allan dal limite di poco sul fondo. Interviene Udine, il vantaggio dell'Udinese con Fofana. Udinese 1, Bologna 0. Fofana, linea a te. Grazie Franco, attacca ancora il Napoli dopo che il Crotone si era fatto vivo ma era stato chiuso dalla difesa partenopea. Troppo corto il passaggio di Mario Rui a beneficio di Jorginho e dunque pallone che poi viene fatto proprio, anzi di Zielinski, pallone che viene fatto proprio dai difensori della Crotone che lo fanno carambolare sui piedi del polacco, ottenendo anche la rimessa dal fallo laterale. Siamo sempre al 30esimo, 1-0 il punteggio a favore della Napoli, linea che torna a Ferrara. Il raddoppio della Napoli, il raddoppio del Napoli è stato Kayekon, praticamente toccando quasi all'altezza della linea di porta, mettere a segno il 2-0 al 32esimo. Napoli 2, Crotone 0. 36esimo anche al San Paolo, un bel Napoli che gioca in scioltezza, doppio vantaggio per gli azzurri nei confronti del Crotone, ancora un assist di Insigne per Kayekon che ha raddoppiato praticamente a mezzo metro dalla porta di Cordaz. Poi l'estremo difensore della formazione di Zenga è stato protagonista davvero di una prodezza su una conclusione dal limite di Zielinski, poteva essere il tris che avrebbe spinto inesorabilmente la formazione calabrese fra i cadetti. Napoli però che attacca ancora il Crotone dopo il secondo gol, stenta a reagire, ci aveva provato subito dopo aver subito la rete di Milik. Adesso la formazione calabrese è davvero in difficoltà con Napoli che manovra quasi ai limiti dell'area della squadra di Zenga. Adesso il tentativo di Kayekon ancora col consueto taglio, quello che aveva consentito il secondo gol agli azzurri, stavolta non riesce. 2-0 il punteggio, 37esimo qui al San Paolo, linea Ferrara. Napoli in attacco, calcio d'angolo dopo una prodezza, l'ennesima di Cordaz su conclusione dal limite di Kayekon, sfuma l'opportunità sul tiro dalla bandierina. Napoli che comunque manovra ancora, il Crotone non è mai andato realmente vicino alla possibilità di realizzare un gol per riaprire il match. Ricordo il Napoli conduce per 2-0 grazie ai gol di Milik e di Kayekon. Non basta l'eleganza, non bastano l'eleganza e la buona volontà di Simi, belli i suoi due con Koulibaly in questo momento in possesso di palla, ma deciso a far ricominciare la propria squadra con un retropassaggio a beneficio di Reina. 44esimo al San Paolo, Napoli 2, Crotone 0. Ferrara.
Siamo al quarto d'ora della ripresa anche al San Paolo, sempre Napoli 2 Crotone 0. La formazione calabrese ce la sta mettendo tutta per cercare di riaprire i giochi, confinando poi soprattutto sull'Atalanta, visto che gli altri risultati sono comunque sfavorevoli alla causa della formazione di Zenga. Ad ogni modo, nel periodo non collegato la conclusione più pericolosa è stata ancora una volta della Napoli, con Milik dal limite dell'area. Il polacco che ha sbloccato il match nel corso del primo tempo con un bel colpo di testa, il raddoppio è stato di Callejon, ha calciato dal limite, pallone poco sul fondo, Napoli che attacca ancora, corto passaggio di ritorno di Allan per Insigne, è ripartito il Crotone, ma la possibilità di contropiede non c'è. Intanto diciamo anche che Zenga ha operato la seconda sostituzione, è entrato Ricci al posto di Nalini. Napoli 2, attenzione, attacca il Crotone in ritardo sul pallone Simi, Napoli 2 Crotone 0, linea Ferrara. 32esimo anche al San Paolo, col Napoli che ha sfiorato nuovamente il terzo gol, è stato Mertens a concludere dal limite dell'area di rigore, ancora prodezza di Kordaz, poi palo, sviluppi dell'azione, pallone nuovamente al limite dell'area di rigore per un potenziale tiro pericoloso di Jorginho, terminato di poco sul fondo. Intanto Sarri ha operato due sostituzioni, prima è entrato in campo il capitano Bandiera dai numeri record in maglia azzurra, ovvero sia Amsic, che ha preso il posto del migliore in campo, Lorenzo Insigne, autore dei due assist per Milik e per Callejon, successivamente Rog ha rilevato Allan. Dunque siamo al 33esimo, iniziato da qualche secondo, col Napoli sempre in vantaggio per 2-0 sul Crotone, che in questi ultimi minuti è un po' rassegnato. Linea Ferrara. Cagliari in vantaggio al 42esimo della ripresa, Cagliari 1 Atalanta 0, ha segnato Cepitelli, Napoli. E con la notizia che ha appena dato Daniele Fortuna sono davvero gli ultimi minuti del Crotone in Serie A, una bella avventura che va a chiudersi con la Napoli che attacca ancora, intervento di Kordaz sulla conclusione di Zilinski, pallone in calcio d'angolo. Oggi il Crotone è stato in difficoltà per una Napoli che ha ritrovato la sua forma dei momenti migliori, ha giocato in scioltezza, la squadra di Sarri ha trovato i gol con cui è in vantaggio 2-0 il punteggio, entrambi nel primo tempo, è andato molte volte vicino al Tris, Crotone che non è stato mai pericoloso, tiro dalla bandierina per il Napoli, ma siamo al 43esimo, quindi praticamente giochi fatti, linea che va a Ferrara. Punteggio da Calabria. Ha accorciato le distanze il Crotone, ha realizzato con un tiro da 30 metri Tumminello, questo proprio al 90esimo minuto, dunque Napoli 2 Crotone 1, a te la linea. D'accordo Verna, torniamo a Napoli. Dove se n'è andato il primo dei tre minuti di recupero, Napoli però ancora pericoloso con un'incursione di Callejon, pallone messo al centro e poi in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina a favore della formazione partenopea che difende questo vantaggio, utile a raggiungere quota 91, migliorare ulteriormente il record di punti che, ricordo, il Napoli ha fatto per tre stagioni consecutive con Maurizio Sarri alla guida. Poi si vedrà cosa accadrà dopo il triplice fischio, se Sarri dirà qualcosa sul suo futuro. Ultime battute di Napoli-Crotone, col Crotone che ha ridotto le distanze col gol di Tumminello, ma a pochi secondi dalla retrocessione in Serie B, dal ritorno tra i cadetti dopo due anni in Serie A. Ricordo la miracolosa salvezza dell'anno scorso con 37 partite e 60 minuti praticamente in posizione da retrocessione, poi gli ultimi minuti in cui avvenne il miracolo sportivo che non sembra potersi assolutamente ripetere qui a Napoli, anche se attacca ancora il Crotone con Simi che va a calciare un po' alla disperata, il pallone termina sul fondo e allora il triplice fischio da parte, no, non è così, sembrava che avesse fischiato la fine della partita il signor Banti, che l'ha diretta con sufficiente autorevolezza, non ha avuto episodi difficili sui quali dover intervenire, ma ha sempre tenuto in pugno il match. Va la rimessa dal fondo Reina, Napoli 2 Crotone 1, Napoli che sta concludendo vittoriosamente un campionato che l'ha visto protagonista, ha duellato fino alla fine con la Juventus, adesso triplice fischio finale del signor Banti, il Crotone è la terza formazione retrocessa in Serie B, si disperano alcuni dei giocatori calabresi. La linea a Corsini.
La retrocessione del Crotone che perde a Napoli, Carlo Verna. Zenga sta confortando 1-1 i suoi giocatori, molti dei quali in lacrime per questa retrocessione del Crotone. Gli azzurri invece sono sotto la curva a ricevere i meritati applausi per una splendida stagione terminata con il record dei punti e il secondo posto, dopo aver dato tanto filo da torcere alla Juventus, campione d'Italia con 95 punti, laddove i bianconeri l'anno scorso fecero esattamente i punti 91 che ha fatto il Napoli quest'anno. Nel tabellino dei marcatori, nel primo tempo Milik di testa al 23esimo, al 32esimo Kayekon, in entrambe le occasioni assist di Insigne, poi al 90esimo Tumminello. Troppo poco ha fatto il Crotone con un Napoli contro un Napoli troppo forte, elevato, elevatissimo il divario fra le due formazioni in campo. A te Corsini.